Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Forse qualcuno ha riconosciuto la canzone che ho introdotto, che è Last Christmas, che è una delle mie canzoni di Natale preferite, e c'è un motivo se questo video è stato introdotto così. Questo è un tag in collaborazione con il gruppo Facebook The Colors of YouTube e questa volta per partecipare c'erano delle condizioni. Una di queste era introdurre il video con un pezzettino di una canzone natalizia, poi un'altra condizione era indossare qualcosa di natalizio come un cerchietto, un cappellino, una fascia. Io però non avevo assolutamente nulla, quindi l'unica cosa che ho potuto inventare per partecipare al video è questo cerchietto che ha la pigna e le palline dell'agrifoglio, quindi è molto natalizio, però è anche molto fai da te, perché io non avevo assolutamente niente, quindi ho improvvisato qualcosa un po' all'ultimo minuto. Come vi dicevo, questo è un video tag che si intitola C'è aria di Natale ed è stato ideato da Azutube e i consigli di Antonella. Io come sempre vi lascio in info box tutti i riferimenti, quindi il link del gruppo Facebook e i link di tutti i canali che partecipano a questa collaborazione. Ma direi di fermarci con le premesse e di partire subito con il tag. Prima domanda. Quali sono gli addobbi con i quali ti piace abbellire la tua casa nel periodo di Natale? Sicuramente l'albero di Natale, l'addobbo per eccellenza. Mi piace fare il presepe, io lo faccio con la capanna, le statuine, un po' di decorazioni anche intorno, un po' di paesaggio, quindi mi piace fare anche il presepe. Poi di solito per la casa vado a mettere delle candele natalizie oppure qualche decorazione che magari abbia la renna o il Babbo Natale, quindi dipende un po' a seconda degli anni, però più o meno queste sono le decorazioni che uso. Non posso farvi vedere ancora nulla perché ho ancora tutto in cima all'armadio, non ho ancora tirato giù niente di Natale se non questa pigna per farmi il cerchietto e quindi non ho ancora le cose fisicamente qua. Però se volete vedere tutte le mie decorazioni natalizie, io l'anno scorso ho fatto un video e ve le ho fatte vedere tutte, quindi ve lo lascio nelle schede. Seconda domanda: sei un tipo da regali ultimo minuto o sei un tipo previdente? Io di solito sono un tipo previdente. Però mi è anche successo un po' di volte di ridurmi all'ultimo minuto, quindi direi un po' entrambe le cose, dipende dagli anni, dipende da quanti impegni ho magari in quel periodo. Cerco di essere il più previdente possibile, però puntualmente tutti gli anni qualche regalo dell'ultimo minuto c'è sempre, quindi direi un po' entrambe. Qual è il tuo film di Natale preferito? Dunque, anche su questo argomento l'anno scorso ho fatto un video, vi lascio anche questo nelle schede. Parlavo dei film di Natale che consiglio di vedere. Il mio preferito in assoluto è The Christmas Carol, mi è piaciuto molto e mi riferisco a quello di animazione che avevano fatto un po' di anni fa. Poi mi piace anche Miracolo nella 34esima strada, però quello vecchio, quindi non quello che è uscito di recente che è a colori, ma quello in bianco e nero. Non so se è degli anni 50 o 60, comunque quello lì secondo me è più bello. Poi a me i film vecchi comunque mi attirano, suscitano dentro di me un certo fascino, quindi sicuramente quei due lì. Quali sono i piatti natalizi tipici della tua città? Dunque, sulla tavola di casa mia, quindi nella mia famiglia, a Natale ci sono sempre ravioli col sugo, il coniglio alla ligure, la cima alla genovese e come dolce il famosissimo pan dolce genovese, che noi genovesi chiamiamo anche panettone genovese. Comunque direi che questi sono un po', i piatti tipici che sulla tavola di casa mia non mancano mai a Natale. Poi credo che ogni famiglia abbia un po' i suoi piatti tipici, però sicuramente cima alla genovese, coniglio alla ligure, ravioli e panettone genovese sono delle cose comunque tipiche di questa città. La mia città è Genova, però penso che ormai lo sappiate. Tra l'altro sul panettone genovese io ho fatto due video perché la mia famiglia è proprio legata ad una tradizione particolare che riguarda il panettone genovese, quindi se volete vedere qual è la storia del panettone genovese di casa mia vi lascio il video nelle schede perché comunque è un po' particolare, un po' curiosa, diciamo così, quindi vi consiglio di andarla a vedere. Vi ho lasciato un sacco di video nelle schede, ma in effetti io sul Natale ho fatto un sacco di video. Quale dolce tipico natalizio preferisci? Panettone o Pandoro? Dunque, a me piace il panettone genovese, che è quello della mia città. Se
Se devo scegliere tra panettone classico, quello di Milano, diciamo, e Pandoro, io preferisco il panettone. Il Pandoro non mi è mai piaciuto, è troppo unto, troppo pesante, non mi è mai piaciuto. Però in realtà il mio dolce preferito natalizio non è né panettone né Pandoro, ma è il torrone con le mandorle. A me piace il torrone bianco alle mandorle, quindi quello sicuramente è il mio dolce natalizio preferito. Preferisci fare regali o riceverli? Io preferisco farli, mi diverto molto di più quando li faccio, però è ovvio che se mi fanno un regalo mi fa molto piacere, quindi mi piace anche riceverli, però se parliamo di un divertimento, comunque mi piace molto di più quando li faccio, mi diverto a cercarli, a realizzare anche dei pacchetti un po' particolari, quindi sicuramente mi piace farli. Cosa ti piace regalare a parenti e amici? A me generalmente piace regalare qualcosa che so che può essere apprezzato, quindi di solito i miei regali sono abbastanza mirati. Se io so che quella persona potrebbe apprezzare quella determinata cosa, mi fa molto piacere regalarla. Quindi non c'è un oggetto particolare che mi piace regalare, dipende dalla persona e dipende da quali sono i suoi gusti. Quale regalo ti piacerebbe ricevere quest'anno? Dunque, se parliamo di regali materiali e quindi lasciamo stare tutti quei discorsi legati ai regali non materiali perché ci sarebbe tantissimo da dire, ma se parliamo di regali materiali mi piacerebbe una videocamera nuova con una risoluzione più alta, con delle funzioni di livello un pochino più elevato perché la videocamera che uso io per fare i video è vecchissima. Per avere l'età che ha, il suo lavoro lo fa fin troppo bene, però comunque l'immagine spesso è sfocata, non è comunque di alta qualità e quindi mi piacerebbe avere una videocamera un po' più come si deve. Io non uso mai il cellulare per fare video perché anche il cellulare comunque non è nuovissimo, poi comunque preferisco le funzioni della telecamera perché rispetto al cellulare consentono di fare molte più cose e quindi insomma una videocamera nuova mi piacerebbe. Se potessi fare solo un regalo, a chi lo faresti e perché? Devo dire che questa domanda è difficilissima perché a me piace fare regali alle persone a cui voglio bene. Però se io dovessi sceglierne uno solo ed esclusivamente uno solo, lo farei ai miei genitori, perché i miei genitori mi hanno dato tantissimo tutta la vita, mi hanno dato amore, mi hanno dato il calore della famiglia, sono due genitori meravigliosi e mi hanno dato tantissimo anche dal punto di vista materiale. Soprattutto negli ultimi anni mi hanno veramente aiutata tantissimo. Io ho fatto un percorso di studi abbastanza lungo e soprattutto molto molto costoso, perché dopo l'università io ho deciso di non fermarmi e di andare avanti con una specializzazione post laurea in una scuola privata ed è costata un botto di soldi, ragazzi, veramente un botto. E purtroppo questi soldi non sono rientrati perché comunque io ho fatto anche delle scelte sbagliate, insomma la storia è lunga e non ve la racconto adesso perché andrei anche fuori tema. Però comunque è stata una specializzazione molto costosa. Oltre alla specializzazione ho fatto due master a pagamento e i miei genitori me li hanno pagati, quindi insomma diciamo che i titoli di studio sicuramente non mi mancano, però purtroppo questi soldi non sono stati poi investiti nel modo giusto perché io ho fatto delle scelte, come vi dicevo prima, che non si sono rivelate quelle giuste per me e quindi insomma sono soldi che alla fine non dico che siano persi perché lo studio comunque è una cosa che rimane sempre. E il miglior investimento della vita sicuramente è quello su se stessi, per lo studio e per la formazione. Però se questi soldi comunque fossero rientrati, diciamo che sarebbe stato meglio. Quindi i miei genitori, ricapitolando, mi hanno pagato tutte queste cose, non me lo hanno mai rinfacciato, mi hanno sempre dato amore, calore, conforto, sostegno, tutto quello che si può volere da due genitori io l'ho avuto e quindi se dovessi fare un regalo solo, sicuramente lo farei a loro, consapevole del fatto che potrei regalargli anche il mondo, non riuscirei mai a ripagare tutto quello che loro hanno fatto per me. Quindi sicuramente i miei genitori, ai quali mando un bacio gigantesco e un abbraccio gigantesco pieno d'affetto perché sono sicura che mi stanno guardando.
Io mi fermo con il video perché questa era l'ultima domanda. Taggo tutte le persone che amano il Natale, tutte le persone che desiderano fare questo tag, consideratevi taggati e se lo fate fatemelo sapere nei commenti così vado a vederlo. Io vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.